Chiedo scusa. Bene signori, grazie. Ci vogliamo fare un applauso fra di noi? Io spero che questo nostro sforzo sia stato gradito e piaciuto. Poi sicuramente ogni anno pensiamo che c'è sempre qualcosa da migliorare, c'è sempre qualcosa che ci siamo scordati, c'è sempre qualcosa che dobbiamo aggiustare. Però penso che la manifestazione in linea di massime è andata, non c'è stato nessun infortunio, nessuno ha avuto bisogno dell'ambulanza perché è andata via, il medico che stava sulla motocross non ha avuto lavoro da fare. D'altronde stavamo tranquilli perché siete tutte persone che allenate, perché questi contesti il rischio è quando si avvicina gente non allenata, allora nasce il problema, perché i 20 chilometri diciamo sono duretti perché è un andamento diciamo a livello diverso. Per gli amici poi che resteranno ancora con noi, un po' di pazienza successivamente. Io adesso do la parola adesso a Marino, ma prima volevo dare due notizie del nostro fratello che è Tonino Russo, spirito libero, appassionato di sport, difensore dei deboli, ma sfortunato nella vita, è morto. Grazie. 103, bravo, un applauso a più da 18 km, bravissimo. Tempo Nicola, mi dai un poco il tempo che hai impiegato? 1:16, complimenti. Donofrio, complimenti, 1:16. Complimenti, bravissimo. L'atleta Donofrio, allora possiamo sentire un po' di andata? È un bel percorso, tolto i cani che stavano lì, che sono dovuto fermare, stavano vicino alle pecore, però tutto il resto è un bel percorso tecnico, veloce e anche belle salite, onestamente. Complimenti agli organizzatori. Grazie, questo è un bel complimento a tutta l'organizzazione. Sentito Biagio, complimenti per il percorso, è il primo arrivato, Donofrio. Al terzo posto Paracino Ilaria. Nicola, fratello di Biagio, che prende. Ci siamo? Al secondo posto Pontone Lucia, ipotisti di Capitanata con 57 minuti. E al primo posto Foglia Alessandra, podistica Lucera, con 47:40. Alessandra non c'è? Riceve il premio Greco Giuseppe. Ok, premio a Perla. Terzo posto Cifaldi Donato Giulio, i podisti di Capitanata, con 43:47. Eccolo qua, Matteo.
Complimenti a questi atleti. Al secondo posto Rossetti Michele, associazione Daunia Running con 42-52. E al primo posto Petruzzellis Giampaolo, associazione Daunia Running con 42-13. Facciamo un altro applauso a questi atleti, grazie per la vostra partecipazione. Allora al terzo posto Rendina Carmine Davide, associazione Pegaso, 1:18:53. Premia Pasquale Russo. Giuseppe, portati avanti così premi anche tu. Un applauso a questo atleta. Al secondo posto Vocale Antonio, GS Atletica Stracagnano, 1:18:31. Premia sempre Pasquale Russo, complimenti. Stracagnano! Al primo posto Donofrio Daniele, Athletic Club Termoli ASD, con 1:16:25. Premia sempre Pasquale Russo, foto ricordo. Grazie, un altro applauso a questi atleti. Peschechera Anna Maria, barletta sportiva 1:42:47 al terzo posto. Complimenti. Al secondo posto Landriscina Teresa, associazione Trani Marathon, 1:41:16 e premia sempre Giuseppe Russo. Ok, al primo posto la sala o la sala Vittoria, barletta sportiva, 1:41:02. Eccola qui, premia sempre Giuseppe Russo, al primo posto. Complimenti, forte applauso a questi atlete. Foto ricordo. Primo Farina Francesco, AGM ASD Ranfan, 1:41. Premia Ventriglia Michele. Sì, uno. Farina Francesco, va bene. Al terzo posto di Benedetto Luca, Apricena in corsa, 1:23:09, sempre premia, sempre Nicolangelo. Nicolangelo Russo, naturalmente. Al secondo posto Peschechera Francesco, Atletica Trinitapoli, 1:22:21. Premia sempre Nicolaggio. Forza ragazzi, non c'è andato, va bene, ritira lui, d'accordo, va bene. Al primo posto dell'Aquila Felice, ADASD Daunia Running, 1:21:43. Al terzo posto Faccio Russo Giuseppe, ASD Atletica Padre Pio San Giovanni Rotondo, con 1:27:56. Al secondo posto Giuliani Massimo, Podistica Lucera, 1:27:28. Ok, al primo posto Cipro Michele, Atletica Trinitapoli con 1:26:13. Bravo Michele! Grande, non lo sapevo, bravissimo Michele! Franco, Atletica Trinitapoli 1:28:40.
premia Perla sempre naturalmente. Al secondo posto Ciancio Marco, Barletta Sportiva, 1:28:30. E al primo posto di Corato Michele Antonio, Barletta Sportiva, 1:25:30, premia sempre Perla. Un applauso a questi atleti. Facciamo sempre la foto ricordo. Al terzo posto di Leo Giuseppe, atletica di sfida di Barletta, 1:26:56. Al secondo posto Gramegna Vincenzo, podistica Lucera, 1:21:18. Al primo posto Grieco Giuseppe, podistica Lucera, 1:20:14. Applauso a questi atleti, foto ricordo. Al terzo posto di Piero Angelo, apriscena in corsa, 1:33:40, premia sempre Perla. Al secondo posto Acquaviva Savio Marco, atletica di sfida di Barletta, 1:28:14, premia Perla. Al primo posto Morcone Leonardo, i podisti di Capitanata, con 1:25:21. Terzo posto Lettini Stefano, Trani. Al secondo posto Casulli Angelo, Nadir on the road, premia sempre Matteo, si sta premiando Vendrite, ok. E al primo posto Scopece Ciro, Daunia, Running, okay. Foto ricordo. Al terzo posto Cascella Vito, atletica di sfida di Barletta, 1:42:21. Al secondo posto Boccamazzo Carlo Mario, ASD Ranfan, 1:37:41, premia sempre Perla. Al primo posto Ghisena Mario, atletica di sfida di Barletta, 1:37:24. Daniele Vincenzo, GS Atletica San Ferdinando, con 2:09:58. Premia Ventriglia. Al secondo posto Buca Pompeo, apriscena in corso, 1:46:26. E al primo posto Del Campo Antonio, apriscena in corso con 1:37:22. Okay, al terzo posto Matone Anna Maria, Marathon Club Minervino, con 2:05:55. Al secondo posto Ferrucci Rossella, Trani Marathon, 1:50:21. E al primo posto Leone Rossella della podistica Lucera, 1:46:11. Facciamo un grosso applauso a queste atlete. Brave, complimenti a tutte. De Francesca Antonietta, al terzo posto podistica Lucera. Ritira, vabbè, ritiri sempre, vabbè. Testa, sei al terzo posto di Francesco. Partiamo dal terzo per questa categoria.
Al secondo posto Mozzo Sabina, Margherita di Savoia Runners, premia sempre Perla. E al primo posto di Molfetta Caterina, Margherita di Savoia Runners, 1,56 e 36. Foto ricordo, applauso, mi raccomando, non fate mancare i vostri applausi agli atleti. Al terzo posto Testa Giuseppina, podistica Lucera con 1,51 e 08. Adesso sì, brava, complimenti. Al secondo posto D'Apolito Michelina, associazione Pegaso, 1,49,50. Premio Ventriglia, mi raccomando, state attenzione. E al primo posto Scudiero Grazia, Marathon Club Minervino, con 1,49,39. Foto, ricordo e grande applauso, sempre, non fate mancare i vostri applausi. Al terzo posto Mantico Maddalena, SD Ranfan con 2,23,13. Premia sempre Nicolangelo. Al secondo posto Guerra Maria Francesca, ASD Ranfan con 2,12,16. E al primo posto Gualano Patrizia, ASD Atletica Padre Pio San Giovanni Rotondo con 1,54,11. Al terzo posto Berardini Antonio, di Senza Tempo San Severo, 1,37,08. Perla, poi facciamo premiare Perla questa categoria? Va. Al secondo posto Tortorelli Giuseppe, ASD Foggia, 1,36,12. E al primo posto Metta Leonardo Globe Runners Foggia, 1,32,27. Allora, apricena in corsa, atletica di sfida di Barletta e Downing Running, tutti al secondo, terzo e quarto posto, perché è un ex aequo, quindi siete tutti secondi, tutti terzi, tutti quarti, oppure tutti quarti, terzi e secondi, va bene? Accontentiamo tutti. Premia Perla. Le società, allora, ripeto, vabbè, era giusto, è un ex aequo di gola, è un ex aequo, vabbè. Allora, al secondo apricena, al terzo atletica di sfida di Barletta e al quarto Downing Running. Ho capito, vabbè, si mettevano tutti. No, poi c'è al primo posto Pegaso con 12 punti. Foto ricordo, applauso alle società, grazie per la partecipazione. Al primo posto Pegaso con 12 punti. Tre di Lucera, grazie, grazie, grazie. Buona giornata, felice giornata. Allora, ricordiamo anche, questa è stata una mancanza, chiediamo scusa a tutti quelli che hanno partecipato al gruppo dei camminatori.